Otvorimo se Gospodinu koji je s nama. Apriamoci al Signore che è con noi. Che sta con noi come con quella donna samaritana al pozzo. Signore, tu sei sorgente di acqua viva. Tu puoi settare la nostra sete. Signore, apri i nostri cuori con la potenza dello Spirito Santo, come era aperto il cuore di Maria. Apri i nostri cuori, finché anche noi possiamo dire con tutto il cuore, eccomi Signore, si è fatto di me secondo la Tua parola. Neka mi bude po Tvojoj volji. Si è fatto di me secondo Tua volontà. Noi, Signore, accresci, risvegli la fede e la fiducia in Te, affinché con tutto il cuore crediamo a Te. Accresci in noi la fede che Tu sei Padre misericordioso, che Tuo amore è più grande dei nostri peccati. Accresci in noi la fede che Tu perdoni. Accresci in noi la fede che a Te nulla è impossibile. Accresci in noi la fiducia in Te, per non preoccuparci angosciamente per il futuro. Signore, liberaci da ogni angoscia, da ogni paura, e fa che in noi la fede sia quella che supera tutto, che la fiducia te sia più forte di qualsiasi paura. E adesso con tutto il cuore ti stiamo dicendo: Gesù, io credo. Gesù, confido in te. Signore, risvegli in noi l'amore verso Te, affinché in noi sia l'amore che ci fa avere sete di Te e di Tuo volto, avere sete dell'incontro con Te. Signore, ardi questo amore in noi. Che vogliamo stare con Te nell'Eucaristia, sotto la croce, nell'adorazione, nel leggere Tua parola, sempre consapevoli che Tu sei lì, come con quella donna samaritana. Accresci in noi l'amore verso il digiuno, il sacramento della confessione. Accresci in noi l'amore verso gli uomini, verso membri della famiglia, verso membri della comunità, verso ogni membro della famiglia. Donami l'amore verso la persona con quale non ho rapporti buoni, quelli che sono pesanti. Signore, donami l'amore verso la persona che mi ha fatto del male. Donami amore affinché tuo amore sana le ferite del mio cuore. Che tuo amore porta ogni sporcizia, ogni ostacolo. Donami amore, Gesù, versa amore nel mio cuore.
Molimo te, Gospodine, za... Signore, ti preghiamo per il dono della libertà interiore. Libera i nostri cuori da ogni schiavitù, da qualsiasi tipo di dipendenza. Ti preghiamo per la libertà interiore delle cose che possiamo lasciare, le cose che possiamo perdere, cose. La televisione, cellulare, tutte altre cose che ci tolgono tanto tempo per ricevere tempo per altro, per poter vendere tutto questo, per comprare, acquistare quello che è più, che ha più valore, cioè, Signore, di stare con te in preghiera, stare con i membri della nostra famiglia, della nostra comunità, per ricevere la pace interiore che solo tu puoi dare. Signore, ti preghiamo per tutte le persone che sono schiave all'alcol, alla droga, ai giochi d'azzardo, alla pornografia. Signore, libera i nostri cuori. Preghiamo per tutte le persone che sono schiave all'odio, alla gelosia, all'invidia, mancanza del perdono. Libera i nostri cuori, Gesù. Preghiamo per tutte le persone che sono sotto qualsiasi influenza o potere dello spirito immondo. Signore, liberaci. Gesù, liberaci. Signore, ti prego per tutte le persone malate al corpo e all'anima. In modo particolare dinanzi a te mettiamo le persone affette dal coronavirus. Ti prego per tutte le persone in Italia e in altri paesi. Signore, sii tu a toccare il loro dolore di tuo amore, Signore. Guarisce i loro feriti, entri nelle loro sofferenze. Tu, Signore, puoi farlo. Signore, tu vuoi farlo. Noi crediamo in questo. Guarisceli, Signore, dona la tua pace. Abbiamo per tutte le persone che curano gli malati, anche per questo virus, quelli che sono infetti. Signore, ti preghiamo, accresci il loro amore per poter servire, poter essere di aiuto a questa gente. Signore, compensali con la gioia, con la felicità, consapevolezza che sei tu quello che gli dai compenso. Signore, ti preghiamo per la grazia di accettare la croce, così che posso accettare la croce, di poter accettare me stesso e anche gli altri, proprio così come sono, di poter accettare tutto quello che è venuto inatteso, che è entrato nella mia vita, non progettato, perché io possa dire sì a tutto questo. Signore, grazie per tutto. E tu trasforma tutto questo, lo trasformi in bene. Signore, benedici tutti noi. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti voi, Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Questa sera finiamo con tre